questo è il valore, appunto, è come tre valori diversi per tre palloni diversi. Certo, quelli normali valgono un punto, Moneyball vale due punti, poi c'è la Starry Ball, quella verde, che vale da tre punti, tirata da lontano. 1 minuto e 10 secondi a disposizione. Tre Young. Inizio freddino per Trae Young. Anche sta tirando con le stesse medie con cui aveva tirato da metà campo poco fa, Qui sta prendendo ritmo. Un pochino di più, il Marble va a centro. Lui ha scelto di mettere il carrello con tutti i Moneyball nell'angolo sinistro. È che però adesso il carrello nell'ultimo carrello, infatti vedete che il carrello l'ultimo nell'angolo è spostato un po' a destra, così può raccogliere il pallone ancora da destra. E questo è un carrello importante per lui. Segna molto. Il primo, segna il secondo, segna il terzo, segna il quarto e segna il quinto. Beh, ha fatto benissimo quindi a mettere tutto il carrello a Moneyball. Sono 26 i punti. Giocatore anche di volume di tiri più che di percentuali. Poi tira tanto dal palleggio, 46% dei suoi tiri arriva da tre punti. Arriva Donovan Mitchell, il 44% dei suoi tiri in campo arriva da tre punti. L'atto fisico del singolo tiro. Anche se con il livello di atleti questa competizione non gli reca grande stanchezza. Il Moneyball era quello dell'ala sinistra, solo due tiri a disposizione segnati. Top of the Key ne segna 4 su 5. Moneyball finale di questo carrello a segno, quindi sono 18. 18 al massimo, può fare 7 punti e fare 25, sì. Quindi Trae Young lo ha già sorpassato. Non ci arriva neanche a 25, si ferma a 21 Donovan Mitchell. Tyrese Haliburton, il suo Moneyball carrello è quello finale nell'altro angolo. E a proposito del tiro, è meglio essere efficaci che belli da vedere. Lo ha detto anche lui, ha detto c'è questa storia, intanto inizia con 4 su 5, c'è questa storia del mio tiro, ma finché va dentro per me non c'è problema, anche se effettivamente non è il tiro più bello dell'universo. C'è quel braccio destro che fa un po' un movimento strano quando la palla parte da sopra la spalla. Però ripeto, finché va dentro non c'è problema, è solo una questione che il suo tiro non è velocissimo raccogliendo il pallone dal palleggio, è abbastanza continuo su tutti i carrelli, sì. È a 18 anche in questo caso. E questi sono tutti da 2? Tutti i Moneyball, sì. 22, 24, 26, quindi ha pareggiato con 26 Trae Young. Outsider in questa gara. E vediamo se Malik Beasley può permettersi di battere Damian Lillard, compagno di squadra. Esatto, il 74% dei suoi tiri è da tre punti, praticamente oltre 7 tiri su 10 di quando gioca li prende da tre punti. Ha appena superato Ray Allen per numero di partite giocate nella storia dei Bucks con almeno 5 canestri da 3 a referto. Carrello centrale, dal carrello centrale in stagione al 40% da quella posizione. Dall'angolo sinistro tira col 53, dall'angolo destro col 49,5. Qui rimane attenzione sempre che i secondi. 8 secondi, deve accelerare appena infatti, appena. Ha perso qualche secondo di troppo sul carrello centrale. Infatti adesso accelera, vedete. Sullo scadere si ferma a 20. Solo 20. Il migliore in termini percentuali. SpongeBob sulle scarpe di Malik Beasley. Non te lo insegnano neanche in quel modo. No, non in quel modo, però poi ognuno parte. Vediamo adesso Karl Anthony Towns. Un tiro su tre è da tre punti per lui in stagione. Da quell'angolo tira col 41% in stagione, cioè quindi nelle tre posizioni centrali che vedremo adesso. Inizio non scintillante però, no, anche se ha segnato gli ultimi due. Questo comincia a diventare importante. Adesso deve cominciare a segnare con grande continuità. Questo è il suo carrello di Moneyball e qui deve segnarlo sempre. Questa la è la sua posizione. È notevole. Sì, quelle bello spalle sono vedere. Tanto alte, vedete. Le spalle un po' contratte nel tiro, però il tiro è molto 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 fluido. Sì. 4 su 5 nel suo carrello di Moneyball. Due carrelli in 20 secondi. Si dovrà accelerare un pochino nel carrello centrale. Donovan Mitchell ansioso di vedere cosa succede. Sono 22. Quindi Mitchell e Beasley superati.
deve segnare anche l'ultimo per pareggiare. E anche lui a 26 festeggia. Sono molto curioso di vedere in azione Jalen Brunson, anche perché quando lo vedi giocare ti dà la sensazione di avere una meccanica di tiro estremamente redditizia, ma non così veloce come quella di altri giocatori. Il 32% è da tre punti, quindi non è di grandissimo volume. In catch and shoot tira col 45% praticamente, però due tiri e mezzo a partita. Da quella posizione il 40% è above the break, quindi le tre posizioni centrali che state guardando adesso. Questa sta pagando ovviamente, 5 su 5 dal carrello centrale. Sterry ball verde a segno. A segno anche questo. Sono 16, però adesso deve segnarli. Di accelerare praticamente anche. Deve segnarli tutti e 5 per mettere il muso avanti. A 2 secondi per pallone in pratica, all'ultimo carrello. Gli bastano per tirare. Deve pareggiare anche con questo. Niente da fare, si ferma a 24. 24 quindi anche per lui sotto i tre leader. Lauri Markkanen con la maglia di Utah retro, in parte retro, che ricorda quella dei tempi di Stockton Malone. Settima stagione e come detto non aveva mai tirato così bene da tre. Percentuale superiore al 40% e tira tanto. 8 tiri da tre punti tentati di media partita, è bell'inizio anche. Ed è la metà dei tiri che si prende all'interno delle sue partite da tre punti. Sterry ball. E intanto i tre potenziali finalisti li trovate in alto. Sì. Young, Halliburton e Towns, tutti e tre a quota 26. 19? Sì. Adesso la possibilità veramente la deve segnarli praticamente tutti. 20, 21, 22, 23. No, fa 25 al massimo, avevo contato male. Non arriva al 33% nelle situazioni di catch and shoot, di prendi e tira. Con tre tiri a partita. Con tre tiri a partita. Sono molto curioso di vedere la risposta del campione in carica. Quest'anno dagli angoli è un disastro nella sostanza, perché da questo angolo tira sotto il 31% e ne segna 2. Dall'altro angolo va ancora peggio, above the break, quindi questi tre tira col 35%, 3 su 5, quindi 6 punti sui 10 disponibili. Questi tre punti, per il range per Damian Lillard è infinito con la facilità di tiro. Sì. Ecco, la sua tecnica di tiro è veramente bella. Guardate il braccio destro steso, la mano sinistra per me è perfetta, va su dritto per dritto, a parte del corpo alta, 5 su 5 nel carrello centrale, sbaglia la seconda possibilità per i tre punti, ma da questa distanza così non ha nemmeno bisogno di troppa gamba con la parte alta del corpo così forte. Da questo angolo tira col 23% in stagione, tira pochissimo dagli angoli, veramente pochissimo. 24, questo vale per pareggiare parità, 26, 26! Si sono messi d'accordo, devono fare delle scelte adesso, non so se li faranno gareggiare, immagino tutti e 4, perché con 30 secondi però 30 secondi quindi deve andare anche un pochino più veloce a costo, infatti adesso inizia un pochino ad aumentare il caricamento, a velocizzare, scusatemi, il caricamento. Questo era importante da segnare, 4 su 5 dall'angolo. Questo è il Moneyball. Sì. Il carrello da Moneyball e Trae Young non scherza, adesso con questo carrello così secondo me si guadagna già la finale. Questo lo sbaglia, ma non ha una grandissima incidenza, perché quello che contava era il carrello dei Moneyball. Vediamo se riesce. No, 15 punti, questo non è buono. Secondo me 15 punti, 15 valgono, punti in due carrelli è qualcosa. Secondo, sì. Qui è la velocità anche nel non farsi attrarre dall'idea che tecnicamente è giusta, dopo il tiro di rimanere un pochino lì in posizione anche con gli occhi sul ferro. Qui vedete che adesso per velocizzare tiri e guardi subito dall'altra parte per raccogliere il pallone. Questo è una tecnica di tiro che non è frequente nei tiratori, non c'è, per chi tira normalmente. Qui è un po' più veloce di Trae Young, però difficile, sta sbagliando. Anzi, impossibile che riesca a superare Young. Si ferma a 12 Halliburton. Per me Lillard e per te. Anche per Carl Anthony Towns il carrello di Moneyball è quello, è il secondo. Palla gira tantissimo e gira benissimo. Sì, è bellissima da vedere, davvero. Buon carrello subito, 5 punti a disposizione, quello che conta è questo in ogni caso. So che stai facendo il tifo, cioè, non ti sento ma ti vedo. 5 su 5, quindi è già in finale nella sostanza. Che riesce? 16. Quindi
meritatamente, con anche lui un carrello da 5 su 5 il secondo, quello che conta di più, che può dare 10 punti. È un po' sotto pressione, ci tiene. Una volta. Com'è andata? Non ho vinto. Lillard, fallo per me, visto che ho detto che vincevi. 4 non sono tantissimi, adesso devi segnare. Tutti devi segnarli, ecco. Deve battere 12. Deve battere 10. Tyrese Halliburton. Ecco, segna questo così vai a 13. Eccolo qua, passato, buono, in finale. Tyrese Halliburton. Il pronostico è salvo. Fatto 15 anche lui. Forse questo è un anno diverso anche per lui. E da quando non è più il go-to guy, nel senso la superstar, il primo violino, secondo me ha trovato una dimensione diversa, ma anche Minnesota ha trovato un equilibrio diverso. Partita. Quindi, certo, sì. Che non salta per tirare, questa è la possibilità di... E qui di, si ferma di... tanto a guardare quel pallone, sì. Tanto. E questo può ritorcersi contro la sua prestazione negli ultimi due carrelli, anche perché... Manca mezzo minuto, ormai. Sì, qua si è preso tutto il tempo, forse un po' troppo tempo sul suo carrello anche di Moneyball. Tantissimo. Non perde tempo nella discesa. Questo era importante da segnare, 21, lo deve segnarli tutti per poter avere chance di vittoria. Vedete come le spalle siano molto alzate quando tira, un po' chiuso, non tanto rilassato. 24, chiude con 24. I capelli, non diciamo cosa ha detto nell'esclamazione finale, ma non era contento. Eccolo qua che parte, entrano i tre rimbalzisti per non far andare in giro il pallone. Invece i primi due, i primi tre, i primi quattro, i primi cinque, tutti e cinque. Si è visto proprio che ha preso ritmo, anche da come prendeva il pallone, aveva trovato proprio il ritmo giusto tra prendere anche e tirare. Qui, anche qui, guardalo. Sì, sì, sì. Peccato, questo era un tiro importante da segnare, come questo tra l'altro. Ce ne sono 10 potenziali nell'ultimo carrello. Sì, però qui ha sbagliato qualcuno di troppo. Questo è importante, infatti lo segna. È a quota 16. 8 punti per superare Carl Anthony Towns. Sì, però non può fare perché il carrello vale 6. Ah no, scusami, è quello del Moneyball, esatto. Questo. Scusami, Bonfa. E si 24. Ferma 24 per portarsi a casa la corona. Adesso la deve difendere. Andiamo Damiano, non dei Maneskin, ma Lillard, forza. Bene questo angolo. Ottimo questo angolo. E pensa che c'è un centesimo in palio, eh? No, c'è l'onore, Bonfa. Ah! Damiano, sono le tue posizioni, non puoi non avere continuità da queste posizioni. Questo è importante, Damiano, molto bene. Sono 9. 10 con questo, forza, andiamola a vincere. Un trasporto fraterno, eh. Ottimo, importante, anche questo è importante, anche questo è importante. Forza con questo, che ti può dare già la vittoria questo se li metti tutti. E invece no. 18. 20. Bene. 22. Andiamo, 24, ne basta uno. Sbaglia il primo. Non è importante. Sbaglia il secondo. Il quarto segnerai. Il quarto segnerai. Sull'ultimo. Sì. Bravo Damiano, allarghi le braccia come per dire, eccolo qua. Game time, festeggiamo assieme Damiano. 26, la stessa che aveva fatto registrare nel primo turno. Col brivido, perché sbaglia tutti e quattro. Li ha sbagliati apposta. Li ha sbagliati apposta gli ultimi, i primi quattro dell'ultimo carrello. A onorarlo, Dame Time lo fa vedere. Back to back per lui non succedeva da tantissimi anni. D'altra parte l'ho sentito stamattina, ci siamo sentiti, ma ha detto: Teo, sono carico. E ho detto: Damian, lo so, infatti punto su di te. E così è andata. È come LeBron, ha appena detto: Matteo, this is for you. To present the 2024 Starry 3.